enfants de Dassa vivent dans des conditions de précarité. I bambini di Dassa vivono in condizioni precarie. I bambini soffrono perché i genitori sono poveri, quindi devono lavorare per soddisfare i loro bisogni. I bambini spaccano le pietre per molte ore al giorno, tornano a casa molto stanchi, non hanno da mangiare, i genitori soffrono molto. Ci sono più di 500 bambini spaccapietre a Dassa. È l'unica attività che permette di guadagnare e soddisfare i bisogni primari. È il dramma del Benin, paese dell'Africa occidentale, che alle distese di sabbia, alla suggestione di un tramonto sull'oceano, aggiunge distese di bambini, che a partire dal primo anno di età spaccano le pietre che saranno utilizzate per la produzione del cemento armato. Sono stanca, dice questa bambina. Il tempo trascorso in questa posizione le ha deformato gli arti inferiori. Tempo fa un masso di grosse dimensioni le è caduto addosso, deturpandole il piede per sempre. Lei, insieme a tanti altri bimbi del villaggio, lavora per l'industria edilizia beninese. Non ha alternative. È così che vanno le cose in questo villaggio. Questi bambini rischiano ogni giorno incidenti e compromettono quotidianamente il proprio stato di salute, inalando le polveri che contengono particelle nocive. L'asma è solo la più ovvia delle malattie che contraggono, come i danni alle articolazioni. Una violazione di diritti multipla, quella che si consuma nell'ex colonia francese. I bambini non hanno un salario, la possibilità di mangiare è legata alla quantità di pietre che i genitori riescono a vendere all'industria edilizia. Ogni barile viene pagato dai 1.000 ai 1.500 franchi, che corrispondono ad una cifra compresa tra 1,50 euro e i 2,50 euro. Cette affaire de concassage de pierre, moi j'appelle ça drame parce que quello che accade ai bambini spaccapietre è un dramma, quello che succede è orribile. Si vedono bambini di meno di 4 anni con il martello in mano spaccare le pietre. I padri vanno in montagna, le madri selezionano le pietre e i bambini le spaccano. È veramente orribile. Si può mettere fine a questa pratica di sfruttamento dei bambini. Bisogna che il governo si impegni. Prendiamo l'esempio delle società cinesi che si insediano e sfruttano i bambini e le loro madri. Il governo non può non intervenire per dire a queste società che non devono più utilizzare i bambini per spaccare le pietre, perché i bambini hanno dei diritti. Siamo a Wissi, nel comune di Dassa, e questa è la casa di Ludwig. Ludwig ha 5 anni, ha un fratello che oggi va a scuola e una sorellina. Insieme a suo padre, tutti e quattro, vivono qui, in questa baracca, dove manca anche un letto. Abbiamo grandi difficoltà a curare queste creature ogni giorno. Per nutrire i bambini ci affidiamo alla provvidenza. Non ci sono soldi sufficienti per curare tutti quelli che abbiamo in carico, specie se malati. Non c'è altra scelta che chiedere aiuto. Thank you.
Questa è Ouida, uno dei principali empori dell'Africa occidentale per la tratta degli schiavi. Qui inizia lo storico percorso di 4 chilometri, che dal mercato dove si consumava il commercio di anime li portava al mare, dove erano costretti ad imbarcarsi per iniziare la nuova vita da schiavi verso l'Europa e l'America. Questa è la porta del non ritorno, dove passavano gli schiavi per imbarcarsi per l'Europa. Non avevano scelta. C'erano piccole imbarcazioni o anche barche di grosse dimensioni per trasportarli. Oggi la schiavitù ha questo volto. Io non so se dall'esterno si capisce bene quanto è drammatica questa situazione, nel senso che un bambino che per mangiare, ma per mangiare poi tra l'altro molto poco, stiamo parlando di farina di riso amalgamata con acqua, quindi non certo del pesce, non certo del pollo, e che un bambino debba spaccare tutto il giorno pietre, senza mai giocare, senza mai sorridere, senza conoscere altro, fratturandosi le dita, respirando la polvere, quindi spesso soffrono di asma, di infezioni agli occhi. È l'annientamento più totale dell'essere umano. Penso sempre che se anche riusciamo a togliere da questa situazione un solo bambino, ne vale la pena. Mervei ha occhi dolci, la timidezza di una bimba e la vanità di una donna. Eccola qui mentre canta e balla davanti all'obiettivo di una telecamera che la rende finalmente protagonista. Si direbbe solo incuriosita, ma i suoi occhi raccontano tanto di più. Sua madre è morta a AIDS. Da allora vive con sua nonna, in una baracca. Mervei è sieropositiva. Fino a pochi mesi fa spaccava le pietre come tanti suoi coetanei. Ma l'incubo è finito. Ora può andare a scuola. Grazie all'adozione a distanza può essere curata anche a livello sanitario e da poco può dormire su un letto vero. Lo stesso letto è stato donato a Ludwig e ai suoi fratelli. I volontari delle associazioni umanitarie raccontano di non averlo mai visto sorridere, ma su quei letti il suo piccolo volto di bambino ha accennato un'espressione di gioia. Mark ha 13 anni, va a scuola ed è apprendista. Non chiede altro alla sua esistenza se non di essere impegnato in qualcosa. E questo, per lui, significa essere felice. Nella regione del Colin, noi lavoriamo all'insertion
Nella regione collinare lavoriamo all'inserimento scolastico e professionale dei bambini spaccapietre. Strappiamo i bambini dalla realtà di spaccapietre e assistiamo i genitori perché vadano a scuola. In più abbiamo messo in campo un programma di assistenza alimentare. Diamo ai bambini un'etichetta che permette l'accesso alla mensa durante la ricreazione e provvediamo alla loro assistenza durante le ore scolastiche. Il governo interviene, ogni scuola è sovvenzionata, ma l'aiuto del governo non riesce a coprire tutti i nostri bisogni. Per il materiale didattico il governo ci garantisce dei manuali, un manuale di francese, un manuale di matematica, ma in numero insufficiente rispetto ai bambini della scuola. Abbiamo constaté che avec l'arrivée de l'ONG. Con l'arrivo dell'ONG abbiamo constatato che il numero dei bambini spaccapietre è diminuito. Il rendimento scolastico non è scarso. Preferiscono venire a scuola che spaccare le pietre. Anche le malattie sono diminuite perché l'alimentazione è migliorata. Sotto l'aspetto psicologico abbiamo delle piccole difficoltà perché quando spacchi pietre e non conosci altra realtà è difficile cambiare. Ma stiamo provando a cambiare. I bambini vogliono imparare e vengono regolarmente a scuola. Il dolore fisico e psicologico di anni passati a spaccare le pietre non svanisce, anche dopo mesi. Le lacrime di Ariane lo raccontano, il suo stare ferma, in disparte. Lo racconta anche il suo coraggio, quello di superare la timidezza e dimostrare al suo maestro che ha imparato la lezione, che anche lei ora sa contare fino a 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I bambini hanno difficoltà a contare, a scrivere. Non hanno libri né documenti. Abbiamo bisogno di sillabari per insegnare loro a leggere, scrivere e parlare. I bambini che spaccano le pietre hanno difficoltà ancora maggiori, perché quando tornano a casa non studiano. Vanno sulla collina a spaccare le pietre e non possono studiare. Vanno sulla collina per casser le cailloux. E non hanno il tempo di apprendere. Abbiamo capito che il nostro gruppo è una buona cosa, ma quando voi siete venuti abbiamo capito che spaccare pietre fa male. E la gente che si è riunita in questo gruppo è andata alla ricerca di verdure che ora commerciamo tra noi. Questo ci ha dato nuovo coraggio. Questa donna ha aderito al programma di microcredito messo in campo dall'ONG per strappare i bambini e le loro famiglie a un destino fatto di sfruttamento e povertà. I suoi figli possono ancora sperare. Con loro anche Ariane può immaginarsi un futuro. Ma nel villaggio in cui torna tutte le sere dopo la scuola si continua a lavorare. E quello che rimane sono queste immagini.